Bentornati ragazzi, siamo all'esame Draconiforce, Lapiforce della signorina Granger. Ale, allora, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto col drago Draconiforce prendete questa sfera di fuoco, vabbè, ovvio, e sfiammate questa cosa, ovvio, e ovviamente prendete il calderone. Questo aprirà la porta dietro di noi, ovviamente. Allora, niente, prendete una sfera di fuoco adesso, di nuovo, sì, e cominciate ad attraversare qua, ma non appena entreremo qui, guardate, un timer comincia a scorrere. Cosa bisogna fare, quindi? Col drago Draconiforce adesso camminate, non volate, perché se volate mentre vi girate attraverso sti cunicoli stretti, il draghetto si incastrerà. Con la sfera di fuoco in vostro possesso adesso, dobbiamo attraversare velocemente tutte le stanze che ci si parano davanti, prima che il tempo finisca, altrimenti l'incantesimo Draconiforce, cioè l'effetto dell'incantesimo, va a svanire. Ecco, volare non è sempre la cosa migliore da fare, qui infatti, guardate, occorre camminare. Ecco, ora, qui potrebbe, qui è davvero, guardate, torna, vai, perfetto, eccoci qua. Oh, cerchi di gelatina? Sì, però non ho tempo da perdere. Qui cosa c'è? Un calderotto? Minchia, mollo. No! Porca puttana, mi ha fregato in pieno la grata! Non l'avevo proprio vista! Accidenti a te, accidenti al mondo intero. No. Fermo, attraversa sta stanza. Attraversa, l'ho detto! Vaffanculo! Drago ficente di merda! Sei proprio un drago ficente, proprio. Ti dico attraversa, no. Madonna, dai, allora, adesso sappiamo che lì. Sappiamo che lì, madonna, guardate. C'è la grata, quindi non cadrò nella trappola del calderotto. Vai, vola, 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 mio mini drago. Forza. Andiamo, andiamo, andiamo. Coraggio, così, vai. Ecco, magari per fare più alla svelta, sì. Volate quando non c'è da fare una curva. Ecco, ok, vai di nuovo. Ale. Forza, dai, 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 dai. Adesso di qua. Così, perfetto. Ecco, ora non voliamo. Sì, ecco, vai. Si ripete, cioè. Man mano che lo impari a farlo, poi riesci a farlo in poco tempo, ok? Non che sia perso tantissimo tempo, allora vai. Di qua. Ora si deve volare qui in alto. Dai, però, madonna! Cioè, ma qualunque tempistica io scelga deve essere sempre, però, madonna, davvero, eh? È sempre quella più sbagliata, Dio santo, aspetto ed è sbagliata. Vado subito ed è sbagliata. Aspetto un lasso di tempo determinato ed è sbagliato. Oh, però, porca puttana, davvero, eh? Sta cosa mi sta davvero a rompere i coglioni. Oh, qui c'è una statua. Cosa farà? Vediamo. Ah, ha aperto uno scudo della sfida. Grandioso. Ah, ma cazzo! C'ho ancora tempo, non lo sapevo. Merda. Allora, adesso da che parte andiamo? Allora, lì è bloccato. Ci dovrebbero essere le altre stanze, no? Qui non c'è niente invece. Ah, qui sotto, guardate, qui lì sotto c'è qualcosa. Comunque, non abbiamo fatto nulla per niente, vai. Eccoci qua, 3, 4 è lì e il quinto è lì. Dai, Draconiforce, di nuovo su. Madonna, questo esame è il più palloso di tutti. Parola d'onore di Cosmo. Mamma mia, guarda che coglioni sto esame del cazzo. Vai. Coraggio, su, rifacciamolo per un'altra volta. Perché in quella stanzona finale ci sono tre porte, c'è tre statue del drago. E nel caso non si becchi quella che apre lo scudo della sfida finale, allora l'incantesimo continua. Vabbè, vai, andiamo su, dobbiamo ripeterlo ancora e ancora, ragazzi, che palle. Spero di finirlo entro questa parte l'esame, perché non avrei proprio voglia di buttare un episodio per tentativi stupidi. Andiamo su. Così, adesso bisogna volare in alto, sì. Vai, perfetto, ecco, siamo passati subito. Allora, abbiamo già una sfiammata, quindi andiamo. Tanto poi le sfere ci sono anche, ecco qua. Ma porca puttana, tre porte, capito? Nell'unica in cui avevo già soffiato fuoco. Ma si può essere più sfigati di così? Allora, adesso bisogna attraversare questa porta, dai. E il timer ricomincia, ma meno male, guarda. Oddio, attraverso queste adesso, madonna. Cioè, ma si può essere più. Madonna, davvero, un calderotto, sì, ma ora lo lascio perdere. No, non perdo tempo, anche perché se perdo solo un attimo tempo, qui
Qui va a finire male, devo ripetere ancora tutto. Da che parte adesso? Scusate, da che parte? Ah, da questa parte, dai. Madonna. No, ma perché continui a bloccarti? Insomma, veramente, però. Non lo scuro nella sfida finale, accidenti. Dai, e vabbè, però, porca puttana, però. Non segui mai i miei comandi, ti blocchi ovunque tu vada, però. E ti blocchi sempre, ma che coglioni, veramente. Ma ti blocchi sempre. Ma ti blocchi continuamente, insomma, però, ma se ti blocchi continuamente, io che colpa ne ho? Io faccio tutto per bene, ma se non avanzi, cioè... madonna, però, ma quanto è grande, però, Che cazzo, guarda, ci va a sbattere anche se è metri di distanza. Madonna, però, insomma... Speravo di non doverlo ripetere, invece guarda se non me lo fa ripetere anche la terza volta. E come al solito, per un fallimento all'ultimo secondo. Madonna... Sono tremendi i giochi, quando faccio le guide. Ma tremendi all'inverosimile. Vai, forza, cazzo. Madonna, guarda, è scoraggiante. Non eravamo arrivati neanche a metà quella volta là, quindi. Mi scosto esame del cazzo. Non mi importa se è un punteggio perfetto. Guarda, a me mi ha già fatto incazzare. Madonna, guarda. Poi devi stare attento, perché se solo ti scuscia il cazzo di pulsante per sputare fuoco, sei fritto. Anche se raggiungi la fine, poi non puoi più fare niente. Da questa parte, forza. Con questi muri qua. Madonna, guarda. Ecco, ora qui il timer è veramente qualcosa di angosciante. Dai, su, di qua. Ora di qua. Ecco, ce la stiamo... Siamo arrivati con molto più tempo. Ho perso molto tempo qua perché... Effettivamente non si capisce che devi andare qua. Cioè, ma che razza di stupido passaggio è questo, però? Uno come fa a vederlo? Madonna, ecco, si è bloccato di nuovo. Ma allora però, Dai, non bloccarti adesso a ogni punto, ti prego, dai. Ah, bene, non c'è più tempo, non c'è più il tempo adesso qui. Non c'è più il tempo, vai. Ce l'abbiamo fatta. Oh, ma porca di quella troia, vai. Non mi importa dov'è quell'altro cazzo di scudo di merda. Hermione, accontentati di un voto nella media, perché sennò davvero... Vai, 4 e... Fine dell'esame, va bene. In good time, sì, good score, ok. Vaffanculo, però. 7 minuti, dai. Voglio saltare e exit final exam, vai. Ok, ok, esame di Harry Potter. L'esame Glacius di Potter è la cosa più semplice che ci sia. In ordine di difficoltà sono l'esame di Harry, l'esame di Ron e l'esame di Hermione. Questo è veramente semplicissimo. Allora, andiamo, vai, cominciamo subito. È davvero una cosa semplice l'esame Glacius di Harry. È una sorta di beat 'em up contro Imp e Salamandre. E gli scudi si trovano sempre sul percorso, quindi andiamo, dai. Ok, qui sono solo gelatine, niente di che. Forza, dai, ecco, guarda. No, 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 non cadere, guarda. Non cadere in un percorso così semplice. Oh, Calderotti? Sì, Calderotti, va! Harry? Stavi cercando di cadere, io non so, in un qualche bug? Stai attento, davvero. Perché già Hermione mi ha fatto andare di pessimo umore. Non ti ci mettere pure tu, guarda. Che davvero. Ah, qui ci sono cioccorane spammate. Sì, ecco, andiamo, forza. L'esame Glacius, ora ragazzi, si svolge tutto, ma proprio tutto, in quella stanza che verrete là. Lì verrete lo scudo della sfida, ma quello là in realtà è l'ultimo scudo della sfida, perché... L'esame Glacius, adesso tra poco lo vedrete, si svolge tutto in quel pezzo di pavimento che separa noi dall'ultimo scudo della sfida, perché come faremo per andare? Ecco, si blocca, ci sono gli imp, e adesso scenderemo sempre più sottoterra con sempre più imp e sempre più avversari da battere. Insomma, alla fine non c'è da usarlo proprio per un cazzo, Glacius. Non c'è da usarlo proprio per niente. Quindi, che esame è? Che esame Glacius è se devo solo battere degli imp? Seriamente? È come se io studio storia e poi in realtà ti fanno un esame di matematica. Non ha senso. Questo esame non ha senso, ma me ne lamento poco perché è il più facile fra tutti. Sì, però magari Harry... Evita di farti colpire da ogni cazzo di petardo, però, ma ce la fai a schivarne uno, cazzo, veramente? Oh, vai. Uno scuola della sfida. E scendiamo in basso. Quei tubi ora sparano gli imp, quindi stiamo attenti. Allora, dai, questo piano c'è da affrontare i granchi di fuoco.
Sono due? Sì, sono due, ma credo che ne appariranno poi altri. Ecco, appunto, prevedibilissimo, vai. Qui una cioccorana, guarda, fammela prendere che quegli imp lo hanno proprio martorizzato. Ma serie masochista. Non è colpa mia, vai. Dai, cazzo! Ok, abbiamo fatto? E ora ogni granchio di fuoco da ogni lato. Sì, però vuoi proprio rendere le cose noiose, eh. Madonna, allora dai. Ecco, cominciano anche a sparare i botti dal culo, vai. Oh, madonna, questo esame sarà anche palloso, ma è il più facile, quindi cerchiamo di rilassarci, ragazzi, davvero, cerchiamo di rilassarci. Ora, un altro con tutti e quattro i granchi, no, scudo della sfida, ecco, vedete, è facilissimo fare il punteggio perfetto a quello di ieri, sono tutti sulla strada praticamente. E... oh, guardate quanto siamo scesi. Merda, ancora granchi di fuoco, eh. E dai. Madonna, ma che ti costava scendere di un altro pochino a te, eh? No, niente, vabbè. Lasciamo perdere proprio. Noi gli costava troppo, eh. Tu torna dalla tua parte, disgraziato. No, 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 non tu. Oh, mi si è bloccata la tastiera. Mi si è bloccata la tastiera. Mannaggia. No, no, non risponde più. Ecco, ora ci si mette anche la tastiera, ragazzi. Quindi, cosa faccio? Dato che siamo anche 11 minuti, ovvero il tempo dell'episodio, termino qui e ci rivediamo alla prossima parte.